Mamma mia, ormai troppi mari abbiamo ingerito quest'anno, ma ripeto, l'ho detto anche alla radio, conviene che veramente la gente con questa bella giornata se ne vada al mare quest'anno. Mi dispiace per gli abbonati che ci hanno creduto in noi, che ci hanno sostenuto, i tifosi che ci vengono comunque a incitare, che criticano sicuramente il moto civile, per cui mi spiace per loro, per il resto veramente andate al mare che è meglio, perché poi non c'è niente da vedere. Il primo tempo, ripeto, non lasciare presagire questo appunto, questo 3-3 finale, chiuso veramente alla grande, dominato l'avversario, dominato, poi purtroppo questo calo fisico, questo è proprio il caldo. Fisico. Il caldo era per tutti e due. Il caldo non è, sono scusanti, ci copriamo di ridicolo. È questione di concentrazione, tu sul 3-1 non puoi mollare così, capito? Quello è il discorso. Riguarda ovviamente campionato finito, Sergio, si spera appunto adesso queste parti finali, come ti avevi chiesto già, vittorie, tutte vittorie fino alla fine, ma No, ma adesso stiamo i programmi. Speriamo che arrivino 2 settimane, finisce tutto, perché bisogna resettare, qua bisogna resettare tante cose. quindi si chiude un capitolo, Sergio, già si parla subito di programmazione No, vabbè, ovviamente. adesso chiudiamo sto capitolo, poi dopo ci penso io. Mister Bordoni, risultato impensabile onestamente alla vigilia, soprattutto alla fine del primo tempo. Ma è impensabile, le partite si devono giocare tutti i 90 minuti. Noi le abbiamo giocate fino alla fine e alla fine siamo riusciti a ottenere un risultato positivo che ci premia per tutto lo sforzo che abbiamo messo durante la partita. Primo tempo mister Sambe, insomma, cioè, Riccardo Curi quasi inesistente, possiamo dirlo, primo tempo. Ma inesistente, diciamo che siamo partiti un po' male, eravamo anche rimaneggiati con dei ragazzi che giocavano magari anche la prima volta. Piano piano dopo gli errori che abbiamo fatto sui gol, abbiamo preso campo, ci abbiamo creduto fino alla fine e penso che alla fine abbiamo fatto un risultato molto importante per il nostro campionato. Cosa ha detto mister nell'intervallo ai suoi ragazzi? Ma niente, ho detto solo di giocare alla palla, quello che non facevamo il primo tempo. Il primo tempo buttavamo la palla, noi non siamo capaci di buttare il pallone, dobbiamo giocare a calcio. Infatti il secondo tempo messa la palla a terra, sicuramente abbiamo giocato meglio, siamo riusciti ad essere più incisivi. Abbiamo spostato avanti il baricentro di una decina di metri, cosa che magari il primo tempo non riuscivamo a fare, e abbiamo raccolto per quello che abbiamo seminato. Possiamo dire che il caldo mister non vi ha assolutamente messo in difficoltà, diciamo, anzi tutt'altro, se avete chiuso alla grande la gara. Ma è un periodo che stiamo bene, nonostante alcune defezioni che abbiamo, ci siamo raccapezzati in ruoli non nostri, però i ragazzi hanno dato ancora dimostrazione di essere dei professionisti, diciamo, perché hanno lottato fino alla fine, ci hanno creduto fino alla fine, ecco. Noi siamo una squadra che se non gioca a calcio, non ci mette l'anima fino alla fine, facciamo risultati. Però con questo spirito abbiamo dimostrato anche oggi di poter dire la nostra. Una battuta mista per quanto riguarda il vostro campionato, erano questi i presupposti della vigilia oppure magari qualcosina di meno in più appunto, cosa Ma il nostro aspettavate? campionato è stato un campionato molto importante e deve ancora finire. Abbiamo ancora 3 partite, cercheremo di raggiungere il massimo dei punti anche in queste 3 partite. Abbiamo realizzato degli ottimi giorni, stiamo facendo un ottimo campionato e alla fine tireremo le somme. Però penso che già dobbiamo essere contenti di quello che abbiamo fatto. Però ci sono ancora 3 partite e vedremo dove possiamo arrivare. Un pareggio che praticamente nessuno si aspettava, un calo forse possiamo dirlo, un po' il caldo, anche se c'erano anche gli avversari. Ma io dico che non c'è stato nessun calo, io dico che abbiamo preso 3 gol su calci piazzati, il portiere nostro non aveva fatto neanche una parata, quindi loro certo sì, hanno spinto un pochettino di più, ma abbiamo preso 3 gol da 3 calci piazzati, questo che mi fa più rabbia. E la squadra secondo me oggi ha fatto una delle più belle partite di quest'anno, di quelle che ho visto io ultimamente, di quello che ho fatto quest'anno, primo tempo la grande, secondo tempo forse il caldo si è fatto sentire, però abbiamo sempre creato qualcosa di importante con D'Angelo, soprattutto nella destra, nella sinistra, con Di Vicino. Quindi secondo me la vittoria sarebbe stata più che meritata. Purtroppo è arrivato questo pareggio, forse questa squadra sul 3-2 ha avuto paura di vincere, si è bloccata mentalmente, quindi loro sono pervenuti al pareggio, però come ripeto, oggi i ragazzi meritavano di vincere. Per quello che si è visto in campo, poi ognuno tira le somme. Io per quello che ho visto in campo la Sammettese il primo tempo ha fatto una grande partita, nel secondo tempo forse si è abbassata un po' troppo, ha rischiato niente tranne che sui calci piazzati e questo è il rammarico più grande. Aspettare alla vigilia un Renato Curi così sembrava un di dimessa, invece appunto
andando a filo della torcia nei rossoblù, anche se come dicevi tu il pareggio ti sta un po' stretto. Sì, io aspettavo un Renato Curi così, però come ripeto non abbiamo mai sofferto, tranne che sui calci piazzati dove abbiamo palesato qualche difficoltà, però questo serve da insegnamento e serve soprattutto ai ragazzi, perché perdere una partita così fa male, perché la squadra, come ripeto, ha iniziato bene la partita, ha chiuso tutti gli spazi, è andata in vantaggio meritatamente, è andata sul 2-0, poi sul 2-1 su un gol rocambolesco abbiamo fatto il 3-1, potevamo fare il quarto, poi è arrivato il 3-2, secondo me che mentalmente è un pochettino bloccato i ragazzi e ci siamo abbassati ancora di più, e lì purtroppo è arrivato il gol del pareggio, però grosso rammarico. Ottavio, dispiace uscire dal rettangolo verde con qualche fischio di troppo, forse è un po' lo specchio della stagione di quest'anno? Sì, sicuramente questo dispiace, perché oggi potevamo andare a 50 punti e soprattutto mettersi anche a 4 punti dai playoff. Il rammarico è grande perché, come ripeto, secondo me la vittoria era più che meritata. Abbiamo battuto Ottavio, bisogna andare a recuperare questi 3 punti, anche se oramai è cambiato quello che è, a Migliane con domenica prossima. Ma noi l'obiettivo è quello di fare più punti possibili. Certo questi cali così di concentrazione devono essere evitati, perché, come ripeto, non si possono prendere 3 gol su calci piazzati. È stato un po' successo nel corso della stagione, mi sembra, con i vari allenatori che si sono succeduti. Sì, non lo so, io non ho visto le altre partite. Quello che posso dire è che avevamo dato una bella sistemata alla difesa, oggi purtroppo mi dispiace perché, come ripeto, abbiamo preso gol non su azioni pericolose oppure su giocate grandi da parte di Renato Cure, abbiamo preso gol su calci piazzati, che questa è la cosa che mi dà più fastidio. Un po' deluso il presidente Spina appunto da questo pareggio? Anch'io sono molto deluso dal pareggio, perché volevamo vincere per dare continuità ai risultati, anche se il pareggio dà continuità lo stesso, però volevamo vincere a tutti i costi, la squadra era partita bene, si era ripresa bene e poi purtroppo è arrivato questo pareggio che lascia la mare in bocca. Un tuo gol ti sei sbloccato dopo parecchi mesi, non è servito purtroppo alla causa rossoblu per la vittoria, ecco. Comunque sì, l'importante è che ti sia sbloccato, si torna dal gol tu. Sì, è stato un periodo calcistico non bello, però ci abbiamo fatto un grande primo tempo e dispiace che la partita finisce un pari così. Sembrava chiuso già l'incontro alla fine del primo tempo, 2-0, poi dopo che è successo nella ripresa diritto? No, dopo loro hanno fatto gol su una palla inattiva, abbiamo fatto dopo il 3-1 con Di Vicino, stavamo giocando bene, dopo abbiamo fatto un gol su punizione, là abbiamo calato un po' e alla fine abbiamo preso pareggio. Quindi, come diceva il tecnico Palladini, gol presi un po' così su calci da fermo che appunto non condannano diciamo, del tutto la vostra difesa, che appunto non è sembrata immune ovviamente. No, diciamo da far arrabbiare di più, perché quando prendiamo gol in nativa è perché è colpa nostra, se ti fa una giocata bene gli altri battiamo le mani, ma così è colpa nostra. Ultima battuta di diritto, speri dopo questi gol di quest'oggi di almeno di concludere titolare le ultime gare che sono rimaste? Io mi alleno bene desde che sono arrivato fino alla fine, dopo il che decide il mister, oggi mi ha dato spazio, penso che ho fatto una bella partita, ma questo continua fino all'8 di maggio. Grazie. In gol tu, anche se hai lasciato ottimi ricordi, per San Benedetto un gol forse, ecco, lo cercavi sinceramente. Vabbè, è importante che abbiamo preso una partita compromessa. Beh, quando vengo in questo stadio ci tengo sempre a fare bella figura, è andata bene, dai. Non vi aspettavate dopo lo 0-2 alla fine del primo tempo questa vostra reazione? Sì, il primo tempo abbiamo giocato male, non eravamo compatti, eravamo un po' lunghi. Poi secondo me siamo messi bene, fisicamente stiamo bene, abbiamo recuperato, ci abbiamo creduto anche dopo il 3-1, come andato a fare, le gambe potevano un po'. E invece abbiamo creduto fino alla fine, perché alla fine il pareggio sia meritato. Un po' stretto, dicevamo, forse con i tuoi colleghi, il camarada, magari nel senso della Samba, forse ha costruito un po' di più onestamente al nostro avviso. Ah sì, il primo tempo ha giocato meglio, poi il secondo tempo in contropiede poteva anche chiudere la partita, però noi ci abbiamo sempre creduto, alla fine anche noi abbiamo avuto le nostre occasioni, e sai, quando non ti arrendi mai ci credi sempre, alla fine ti premia.
Come hai visto la Sando quest'oggi? È stata una buona squadra, ha avuto un'annata penso un po' difficile, però penso che l'anno prossimo sarà una delle squadre che lotterà per la promozione, glielo auguro. Il vostro campionato, camarada, è quello nelle previsioni che erano, diciamo, con il mister Bordoni oppure? Ma sì, insomma, era una salvezza tranquilla. Abbiamo ottenuto, siamo adesso a pochi punti anche dei playoff, non abbiamo niente da perdere in queste ultime tre partite, giochiamo e vediamo cosa riusciamo a fare.